Per noi oggi è abbastanza ovvio pensare al latte come prodotto della mucca, della vacca. Ecco, questa è una prospettiva storica che però non è sempre esistita, almeno qui da noi, nello stesso modo. Sì, ci sono parti del mondo in cui il latte è per definizione vaccino, ma nell'area mediterranea il mondo antico ha conosciuto soprattutto il latte di pecora o di capra, perché questo era l'allevamento adibito alla produzione di latte. L'allevamento bovino esisteva, ma aveva funzioni prevalentemente diverse. Le vacche, come anche i buoi, servivano soprattutto come animali da lavoro, erano un po' gli aratri del tempo, o come animali da trasporto, per i carri. E questo non solo nel mondo antico, ma ancora in epoca più recente, ancora nel Medioevo, ancora fino ai secoli centrali del Medioevo, questo è vero. Poi, a cominciare dal XII-XIII secolo, in diverse regioni europee e in Italia, soprattutto nell'area padana, si comincia a sviluppare anche l'allevamento bovino con finalità alimentari, da latte e da carne, e quindi si modificano i modi di mangiare e si modifica anche il tipo di latte a disposizione, e il latte vaccino affianca il latte caprino o ovino, che per definizione era il latte più usato nei secoli precedenti, sia come latte sia soprattutto come formaggio, perché il latte era difficile da conservare, quindi senza le tecniche di refrigerazione contemporanee il latte è un prodotto a rischio, soprattutto quando la regione, il clima, è caldo. Quindi diciamo che l'invenzione antichissima del formaggio è stata il modo più semplice per mettere a frutto e conservare il latte. C'è chi parla dei monasteri cistercensi dell'area emiliana o lombarda, sicuramente sono stati luoghi chiave per l'elaborazione di una nuova cultura del latte e del formaggio, magari utilizzando i saperi di pastori che venivano dall'area alpina, dalle prealpi lombarde, zone dove più che nella pianura si praticava marginalmente l'allevamento bovino. Comunque, diciamo, un'interazione di interessi sia del mondo dei contadini e dei pastori, sia di una parte del mondo signorile, perché questi monasteri erano luoghi di ricchezza, erano luoghi di investimenti produttivi importanti, comincia in quei secoli a svilupparsi una cultura del latte vaccino che poi un po' alla volta diventa sempre più importante e arriva fino ai giorni nostri. E questo tema della conservazione del latte, che è un tema storicamente molto rilevante, è stato affrontato in vari modi. Quando io parlo di un latte che viene conservato sotto specie di formaggio, parlo di una tradizione tipicamente mediterranea, che si trova anche in altre parti del mondo, ma è tipicamente mediterranea. Altre aree del mondo, come per esempio le aree asiatiche, non hanno sviluppato una cultura del formaggio, ma hanno utilizzato il latte conservandolo in altri modi, cioè facendolo fermentare. Tutta la tradizione centroasiatica dello yogurt, del kefir, di questi prodotti che si bevono, si mangiano, si bevono, insomma, è una consistenza che non è comunque quella del formaggio, è una tradizione anch'essa legata da parte di popolazioni che avevano abbondanza di bestie da latte e che quindi anche loro, come chiunque, volevano mettere a frutto questa risorsa, è risolto in altro modo. Quello che un po' manca, diciamo, nella storia per tanto tempo, cioè fino all'invenzione del frigorifero praticamente, cioè ieri, il frigorifero è un'invenzione ottocentesca, ma diventa un bene domestico solamente a metà del Novecento. Ecco,
tutte le altre zone quindi risolvono in maniera diversa questo tema e solo in alcuni spazi climaticamente marginali il latte costituisce anche una bevanda. Dico climaticamente marginali nel senso che attestazioni dell'uso del latte come bevanda le abbiamo per esempio nell'area scandinava, cioè nel nord dell'Europa, dove il freddo fa un po' le veci del nostro frigorifero. L'abitudine a bere latte, quindi da un punto di vista storico, si afferma un po' alla volta, cioè non è un'abitudine arcaica della specie umana, si afferma un po' alla volta e si afferma soprattutto in certe zone del mondo. Non è un caso che oggi il latte abbia una presenza anche, come dire, iconica, no? La bottiglia del latte con il giornale davanti a casa, nella tradizione anglosassone, inglese, poi anche americana. Cioè, non è un caso nel senso che queste popolazioni hanno sviluppato, prima di altre e sicuramente prima di quelle mediterranee, un'attitudine verso il latte di familiarità, che non è stata solamente un fatto economico, cioè l'abbondanza di bestiame, l'abbondanza di latte, e neanche un problema tecnologico, cioè la possibilità fisica di conservare questo latte come liquido invece di farne altre cose, ma è diventata storicamente anche un fatto biologico. Voglio dire che non è ovvio che l'uomo adulto beva latte, anzi, in natura questo non sarebbe previsto. In natura i mammiferi bevono latte fino allo svezzamento, poi perdono certi enzimi che geneticamente non servono più e quindi scompaiono. Però in queste attitudini naturali poi l'uomo inserisce sempre un'interazione culturale e l'abitudine a fare certe cose modifica anche geneticamente il corpo degli uomini. Quindi in certe zone del mondo, in certe zone climatiche, in certe tradizioni culturali, l'abitudine a bere latte genera una trasformazione proprio enzimatica di come l'uomo è fatto e rende possibile la digestione del latte che altrimenti è indigeribile. Anche oggi esistono, non in maniera massiccia, però molto consistente, gruppi di persone più o meno larghi che non digeriscono il latte. Diciamo che queste persone sono più in linea con una programmazione naturale del loro organismo che però culturalmente è stato modificato in tante zone del mondo, che sono non casualmente le zone nordiche, se parliamo dell'Europa. I genetisti ci spiegano anche che questo ha un senso dal punto di vista dell'equilibrio complessivo della persona, perché là dove c'è meno sole, l'organismo fatica a metabolizzare la vitamina D che arriva con i raggi solari e da questo punto di vista il latte è una sorta di compensazione artificiale di questa carenza ambientale. E è molto interessante la storia dell'alimentazione perché ci mostra in questo caso come in tanti altri un'interazione, come dicevo prima, fra natura e cultura, fra biologia, economia, abitudini che si apprendono. E l'uomo non è sempre stato uguale a se stesso, cioè ha modificato la sua maniera di essere. Oggi nella nostra società l'abitudine a bere latte è generalizzata, ci sono eccezioni ma è generalizzata. In altre parti del mondo accade esattamente il contrario, per esempio nel grande continente asiatico ci sono miliardi di persone che storicamente non hanno avuto una cultura del latte. In Cina questa allergia al latte, questa non è un'allergia psicologica, questa diciamo impossibilità di digerire fisiologicamente il latte è una situazione maggioritaria, che però anche lì è una situazione che non è immobile perché sta cambiando.
che sicuramente nel giro di X generazioni porterà anche a un adattamento genetico di queste popolazioni al latte e ai latticini che loro non hanno sviluppato ancora. Quindi il latte a noi sembra la cosa più ovvia, più naturale, più semplice del mondo, non lo è. In realtà è un prodotto naturale, sì, ma è un prodotto che noi beviamo in modo innaturale, cioè innaturale nel senso di un artificio che è frutto di cultura, di un'azione dell'uomo su qualcosa che non è dato oggettivamente, ma che diventa un suo compagno perché l'uomo lo costruisce in un certo modo. E quindi poi ti arriva appunto alla bottiglia del latte col Times davanti alla porta, magari gettato da cagnolino di famiglia, il giornale, non il latte. L'uso del latte nell'alimentazione umana, se escludiamo gli infanti, prima dello svezzamento, quindi è un fatto schiettamente culturale, cioè è frutto di un adattamento che avviene nel tempo, nella storia, legato a certe circostanze, a certi ambienti, a certe abitudini. Questo non toglie che proprio come oggetto in sé, come prodotto in sé, il latte abbia sempre giocato e in qualche modo giochi ancora il ruolo del prodotto naturale per eccellenza. Cioè, berlo è un adattamento culturale, ma lui in sé, a parte che lo possiamo ripulire, filtrare, fare tutto quello che vogliamo, è il prodotto naturale per eccellenza. Per questo motivo, sul piano della rappresentazione storica, cioè nella letteratura antica, medievale, ancora nella letteratura moderna, il latte viene spesso presentato in confronto, in contrasto, in antagonismo con un'altra cosa che tutti ben conosciamo, che si chiama vino. Tutti abbiamo ben presente, immagino, quella scena splendida di Alberto Sordi nel film Un americano a Roma, che ha davanti a sé, oltre a un piatto di spaghetti, che cerca di allontanare dalla propria tavola per fare l'americano, ma oltre al piatto di spaghetti ha anche un bicchiere di latte che lui ha messo lì come simbolo di una americanità da conquistare, allontanando il fiasco di vino, per poi ritornare alla fine sul vino, ma questa è un'altra storia. Ho citato questa immagine, che è molto familiare, perché lì si vede proprio in maniera chiara la contrapposizione fra queste due cose, il latte e il vino, che simbolicamente significano la natura e la cultura, il prodotto di natura, il prodotto che si trova naturalmente, e invece un prodotto come il vino, che è l'artificio per eccellenza, cioè una cosa inventata, costruita dall'uomo. E non casualmente, penso alle letterature antiche, alla letteratura greca, latina e ancora alla letteratura medievale, quando si vogliono contrapporre dal punto di vista dei popoli mediterranei l'uomo civile e l'uomo incivile, l'uomo coltivato e l'uomo che è ancora allo stadio selvatico, i simboli di questa contrapposizione sono proprio quelli, il vino e il latte. L'uomo civile, il greco, per esempio, il greco si autorappresenta come bevitore di vino, mentre il selvaggio, nell'Odissea, il civile è Ulisse e il selvaggio è Polifemo. Ora, Polifemo beve latte, Ulisse beve vino. Ecco, la contrapposizione fra queste due bevande è proprio quella, fra l'uomo civile e l'uomo che è ancora animale, ancora selvatico. E quindi proprio una contrapposizione di modelli che secondo me in parte esiste ancora oggi. Quindi se io dovessi pensare, esco un attimo dal mio mestiere di storico, se io dovessi pensare a una campagna di marketing sul latte, sicuramente penserei a un tentativo di valorizzazione di questo aspetto del latte come bevanda naturale, piuttosto che sulle sue trasformazioni.
E anche perché, diciamo, nel mondo contemporaneo questa idea della natura buona, della natura sana, eccetera, eccetera, è un'idea molto forte, è ritornata molto forte. Mentre gli antichi tendevano a valorizzare il contrario, cioè l'uomo che costruisce cose diverse da quelle che si trovano in natura e quindi è superiore alla natura, noi abbiamo un po' cambiato i nostri modi di percepire il mondo, i nostri paradigmi mentali. Quando è che li abbiamo cambiati? Li abbiamo cambiati lentamente, lentamente, a cominciare dal Settecento, quando si diffonde la cultura illuminista, quando filosofi come Jean-Jacques Rousseau cominciano a dire che la natura è buona e la civiltà corrompe la natura. Ecco, è lì che si comincia a incrinare un po' quel modello che vede il vino come cosa buona perché costruita dall'uomo e il latte come cosa di natura e quindi che vale meno. E noi oggi siamo un po' figli di questa cultura settecentesca e nel nostro linguaggio corrente il naturale è buono per definizione. Quindi io penso che il latte vada promosso proprio sfruttando questa idea, senza cercare altre cose complicate. Il latte come oggetto naturale, in un mondo come il nostro, che la natura ha cominciato ha cominciato forse a apprezzare forse più ancora dell'artificio, dell'industriosità, della capacità creativa dell'uomo che trasforma la natura. Noi italiani abbiamo un primato quando si parla di latte e latticini, cioè il primato del più antico trattato europeo che ha come argomento appunto il latte e i latticini. Si chiama Summa Lacticiniorum, cioè trattato sui latticini, ed è opera di un medico piemontese di metà 400, si chiamava Pantaleone di Confienza, insegnava all'Università di Torino e come tutti i medici medievali si occupava molto di cibo, perché in quella cultura il cibo è la prima cosa che interessa per curare o per prevenire le malattie, cioè il cibo è la prima medicina, quindi sono i medici che scrivono di queste cose. Quando parla dei formaggi e del latte che producono questi formaggi, dice che si giocano il primato in Italia tre tipologie fondamentali di formaggi, che sono il pecorino toscano, che lui chiama Marzolino, il parmigiano a base di non di pecora ma di vacca, e poi lui, come buon piemontese, ci aggiunge le tome del Piemonte, caprine. Ovviamente questa è una concessione che gli perdoniamo, anche se sono formaggi di grande interesse. Comunque, al di là del fatto che si tratta di un trattato molto interessante, molto dettagliato, a me personalmente inorgoglisce molto il fatto che questa Europa dei formaggi sia stata descritta per la prima volta da un italiano, alla fine del Medioevo.